Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andremo ad analizzare assieme per le vostre fantasquadre le prime classiche del nord, perché finalmente si corre il Gran Premio di Arelbeck, soprannominato Arelbeck E3 Saxo Bank, e la Gent-Wevelgem. Finalmente iniziamo a guardare le classiche del nord, iniziando con Arelbeck. Proprio venerdì 26 marzo si corre il Gran Premio di Arelbeck, gara molto vallonata, simile al Giro delle Fiandre, con un bel parterre di corridori. La gara presenta 17 muri, dei quali 8 in pavè. Questa la renderà molto interessante da vedere. Nel 2020 non si è corsa a causa del Covid, ma nel 2019 abbiamo visto vincere Zdeněk Stybar in un gruppetto di 5 corridori. Dietro di lui è arrivato Wout van Aert e poi c'era Greg Van Avermaet con Alberto Bettiol. Tutti questi parteciperanno anche a questa edizione. Ma andiamo ora a vedere tutti i favoriti di questa grande gara. Perché io inizierei col vedere Mathieu van der Poel. Dopo le prime gare che l'abbiamo visto dominare, soprattutto la Tirreno Adriatico, perché a Milano-Sanremo ha un po' deluso. Oltre a lui ci sarà Wout van Aert, che sicuramente vorrà migliorare il secondo posto del 2019. Al loro stesso livello vi direi questi due corridori della Trek-Segafredo, freddo, cioè Mats Pedersen, l'ex campione del mondo, che è molto forte su queste gare, e Jasper Stuyven, vincitore fresco fresco della Sanremo. Quindi occhio a questa coppia, perché in questi tipi di gare li vediamo sempre arrivare là davanti e a quanto pare sono anche in forma. Ci sarà ovviamente anche il vincitore del 2019, Zdeněk Stybar. Assieme a lui nella De Koenig troviamo anche Davide Ballerini. Oltre a loro un'altra squadra forte sarà l'AG2R Citroën nella Mondiale. In tutta la campagna del nord sicuramente saranno là davanti, a mio parere, perché ci sarà Greg Van Avermaet, ci sarà Oliver Nasen, e quindi occhio anche a loro. Ovviamente non può mancare per noi italiani Matteo Trentin, ci sarà anche Alberto Bettiol, che è arrivato terzo nel 2019, purtroppo l'abbiamo visto non in formissima alla Milano-Sanremo, ma chissà che prima del suo Fiandre, che è già andato a vincere, lo possiamo vedere in quella forma. Altro corridore da tenere sott'occhio secondo me sarà Sepp van Marke. Quindi gara molto simile al Giro delle Fiandre. Questi sono tutti i miei favoriti, ovviamente lasciate un commento qui sotto per dire anche la vostra. E ora vi faccio vedere, prima di passare alla Gent-Wevelgem, la mia squadra per questo Gran Premio di Arelbeck, che ovviamente non potrà mai mancare la coppiata Van Aert, Van der Poel e anche Pidcock. Perché non vi ho parlato di lui, mi sono un attimo dimenticato, ora ve lo dico. Anche Tom Pidcock parteciperà alla campagna del Nord e abbiamo già visto quanto interessante è sto corridore, pur essendo molto giovane alla sua prima stagione da professionista. E ora andiamo a vedere la Gent-Wevelgem, che si correrà domenica 28 marzo. Anche qua non abbiamo una start list definitiva dei corridori, ma sappiamo che ritorna il circuito iniziale di 250 km, non si corre il circuito che è stato corso l'anno scorso, che è stato un attimo accorciato a 238 km se non sbaglio, quindi era un filo più corta. L'anno scorso vittorioso Mats Pedersen, e anche per questo prima ve l'ho nominato, oltre per questo lo conosciamo, è stato anche campione del mondo, quindi quest'anno ci sarà ovviamente alla Gent-Wevelgem per replicare l'anno scorso assieme a lui. Ci sarà Stuyven e anche il nostro italiano Matteo Moschetti, che potrebbe dire la sua. La Gent-Wevelgem rispetto al Gran Premio di Arelbeck è un po' più facile, perché tante volte vediamo dei velocisti che se la giocano, ma ogni anno non è uguale. Gli ultimi 10-15 km sono piani, prima di questi 10-15 km, dai meno 100 ci saranno comunque 11 muri da affrontare, quindi non è proprio una passeggiata per un velocista. E si farà ben tre volte il Kemmelenberg, muro famoso per la Gent-Wevelgem. Oltre a Pedersen, Stuyven, Moschetti possiamo trovare anche qua Wout van Aert, che è uno dei miei favoriti dopo Mats Pedersen in questa corsa. Per la De Koenig Quickstep troviamo anche Ballerini e Sam Bennett, che ormai stiamo vedendo tutte le volate che fa, le sta vincendo. Difatti ad ora, quando sto registrando il video, ha appena colto un'altra vittoria, quindi a quest'anno è già 5 vittorie. Ci sarà in questa gara sempre Tom Pidcock,
abbiamo già parlato prima, molto interessante questo corridore. Si è già rivelato un corridore veloce in questa stagione. Abbiamo visto che tiene negli strappi, anche perché la Milano-Sanremo comunque ero là in cima davanti nel poggio e addirittura ha provato ad attaccare in discesa. Nell'Alpecin Phoenix attualmente non segnano come partecipante Mathieu van der Poel. Quando registro il video non ho tutta la lista partecipanti, perché molte volte certi corridori di qualche squadra si sanno all'ultimo. Quindi per questo quando vi dico qualche nome sbagliato, scusatemi, ma è per questo. E tornando al discorso Alpecin Phoenix, ci sarà Tim Merlier e Jasper Philipsen, tutti due dei buoni corridori che potrebbero far bene in questa classica. Tim Merlier, piccolo parentesi, è anche un ciclocrossista, quindi anche lui come Pidcock, Van Aert, Van der Poel, nelle classiche si trova sicuramente a suo agio. Altro corridore che io terrei sott'occhio, che ovviamente è nella mia squadra, è Ivan Garcia Cortina. Nelle classiche è sempre andato bene, quest'anno è passato alla Movistar e speriamo che potrà cogliere anche lui dei bei risultati. Per noi italiani ci sarà ovviamente come prima Matteo Trentin, ci sarà anche Sonny Colbrelli che questa classica potrebbe fare per lui. Non dimentichiamo anche Arnaud Démare. Non ha ancora fatto moltissimo in questa stagione, ma l'anno scorso il Giro d'Italia ha fatto vedere grandissime cose in volata. Nelle classiche comunque è un corridore che vediamo là davanti e chissà, in questa Gent-Wevelgem dobbiamo tenerlo sott'occhio. E questi in piccolo sono tutti i favoriti che vi direi per queste due grandi classiche. Ovviamente vi faccio vedere anche la mia formazione per la Gent-Wevelgem. Ovviamente spero che questi corridori faranno bene, che giustamente li ho messi tutti nella mia squadra. E come sono strutturate le vostre fantasquadre per queste classiche? Commentate pure qui sotto, così alla fine vediamo chi avrà ragione. E spero che questo video ti sia piaciuto sulle prime classiche di questa stagione. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato su questi tipi di video. E detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima!